Benvenuti a una nuova puntata di Metti una sera a cena. Siamo sulle rive del lago di Mergozzo, il ristorante è la Casa della Capra, gestito da Felipe e da Patrizia, di origine brasiliana, italiani ma di origine brasiliana, quindi conosceremo una cucina un po' particolare, possiamo dire una cucina italo-brasiliana, ma qui non parleremo soltanto di cucina ma di tante altre iniziative che la Casa della Capra propone ai propri clienti. Ma andiamo anche a scoprire quali che sono gli ospiti di questa puntata. Buongiorno, è la prima volta nella storia della nostra trasmissione che non trovo gli ospiti al tavolo, ma potevo già immaginare dove trovarli. E ci siamo portati avanti con un aperitivino. Non potevamo resistere qui. Perfetto, quindi iniziamo il nostro viaggio alla Casa della Capra, un pezzo di Brasile sulle rive del lago di Mergozzo. E quindi l'aperitivo che andiamo a gustare, Luca? Una caipirinha. Caipirinha tipicissimo del Brasile. Fatto come si fa per davvero, ne parlavo prima con Felipe che ci ha detto che bisogna seguire delle regole ben precise. Abbiamo quasi imparato, eh? Perfetto. Sì, a base di lime e con la cachaça, che è la loro rum, per tradurlo anche se, di zucchero, di canna, ghiaccio e lime, basta. Va bene allora, prego Laura. Grazie. Grazie. Signori, un aperitivo un po' diverso. Cin. Adesso ci gustiamo l'aperitivo, poi andiamo al tavolo. È arrivata anche Margot a salutarci, che è la mascotte del ristorante. Andiamo al tavolo e degusteremo specialità soprattutto brasiliane. Il nome Casa della Capra deriva dalla storia dei proprietari precedenti. Una capra che si chiamava Bianchina che scappava ogni tanto al lago. Poi abbiamo scelto anche la capra come simbolo perché è un animale divertente e è anche capace di salire tutta una montagna, è un po' testardo come noi. La casa del 1910 l'abbiamo ristrutturata sempre stando attenti alla sostenibilità. Abbiamo creato 7 camere, sempre con un arredamento moderno ma anche accogliente, creativo, che è un po' il nostro stile. Al ristorante abbiamo deciso di mescolare elementi della cucina italiana a quelli della cucina sudamericana, quindi si dice che è cucina italiana con accento sudamericano, brasiliano. Noi siamo sempre attenti a utilizzare dei prodotti del territorio, ma sempre con una svolta creativa, contemporanea. Bene, eccoci finalmente a tavola con Laura Fabi, giornalista di Vice Azzurra TV, e Luca Molino, avvocato Luca Molino, presidente della stazione dei sommelier del Verbano Cuis Ossa. Quindi iniziamo subito con il vino, Luca. Ti do subito la parola. Il vino, al di là di quello che abbiamo scelto, io è la prima volta che trovo una carta dei vini così bella e così completa, ma perché? C'è tutto quello che serve sul vino, ma in più c'è un piccolo particolare che non ho mai trovato in nessuna carta dei vini in tanti anni, ma c'è la distanza in chilometri tra il luogo dove siamo, il ristorante, e la cantina di produzione. Questo sempre legato alle biciclette, per cui tu sai che nel Roero, andare da qui a Roero sono 195 chilometri. Forse con la mia e-bike potrei tentare, però diciamo che è dato ai professionisti, a coloro che girano in bicicletta. Ok, ci dai una disquisizione sul vino che ci ha portato, che poi presentiamo invece un servizio sul ristorante. Il vino che ci ha portato è stato pensato per l'abbinamento, è un bianco. Vista l'attenzione al territorio del ristorante, abbiamo scelto un erba luce che viene da Boca, un Lepiane, ed è un vino che si sposa perfettamente con i condimenti che accompagnano l'antipasto. È un tubero, così mi diceva Felipe, poi ce lo spiegherà meglio lui, che però viene arricchito da toma di montagna e da una maionese particolarissima alla salvia, ed è con rosmarino, adesso non ricordo esattamente, per cui sicuramente ci vuole un vino bianco, fresco, perché all'inizio avevo pensato a un rosso, ma il rosso con la maionese alla erba aromatica non ce la fa. Bene, facciamo un brindisi. E intanto ci vediamo il servizio di presentazione che ho preparato sul ristorante La Casa della Capra. A dopo.
In una casa del 1910, recentemente ristrutturata, sulle rive del bellissimo lago di Mergozzo, una famiglia italo-brasiliana gestisce il ristorante Guest House Casa della Capra, promuovendo le arti, la bicicletta e la cucina come stile di vita. Una struttura curata nei minimi dettagli ed esteticamente molto bella. Una vista mozzafiato sul lago di Mergozzo, a contatto con la natura in una posizione davvero fantastica. La cucina è il cuore della casa, dove condividere sapori, tradizioni e conoscenze. Il menù è basato su cibi sani e prodotti del territorio da gustare con amici e familiari. Una fusione davvero riuscita tra sapori italiani e sudamericani. Lo chef porta in cucina le sue origini e la sua conoscenza e il ristorante è aperto sia agli ospiti della guest house sia ai clienti esterni. È possibile prenotare anche la degustazione con l'eccellenza dei prodotti tipici del territorio e cenare all'aperto intorno al fuoco. La Casa della Capra è un'esperienza emozionante e si trova a Mergozzo in via Pallanza 25. È consigliata la prenotazione. Io non mi alzo. Poi ti chiedo. Ecco che sta arrivando Felipe. Ecco qua, ragazzi. Qui ci sta la nostra aperitivo, nostra yuketoma, questo classico piatto brasiliano da condividere, perché ho fatto dalla base della cassava con la toma di mottaroni all'interno e la nostra maionese a base di salvia del giardino. La tipicità del Brasile è proprio la toma del mottarone. Quasi, arrivare a un punto. Un abbinamento Italia-Brasile. Fusion sempre che c'è, bella idea. È un'idea buona perché anche la mia famiglia procede anche di origine del Mottarone, quindi per me è più che un piacere creare dei piatti con questo fusion tra Brasile e Italia, no? Felipe, ma questa cosa della condivisione mi piace molto, ma si usa molto in Brasile? Tantissimo, infatti fa parte della base del tavolo, diciamo, della cultura brasiliana e tavolo conviviale, perciò siamo sempre intorno ai tavoli, al fuoco, quindi infatti il prossimo piatto che vi porterò è un piatto conosciuto brasiliano che è la picanha, quindi fa parte anche quella della cultura, della convivialità. Permettimi una battuta, non nascondiamo la tua passione per la bicicletta, perché sì, è la prima volta che lo chef ci serve a tavola, però col berrettino della campagna. Il berrettino della campagna, sì, infatti tutti i nostri nostro staff e i miei ragazzi cucinano, usiamo tutti i nostri capellini che fa un po' il nostro stile. Grazie Felipe. Buon appetito, ragazzi. Grazie. Quindi se volete scoprire, trovare un luogo dove mangiare piatti gustare piatti brasiliani, ma con un tocco anche, diciamo così, del territorio, che è molto importante, ricordate, Casa della Capra, prenotate, venite qua in questo ambiente, Laura, che oserei dire meraviglioso. È stupendo, c'è un giardino bellissimo, ci sono delle poltrone che ti invitano a sedere in quel luogo e a guardare questo panorama incredibile, ci sono delle iniziative anche molto carine in questo posto, beh, insomma, un vero paradiso. La Laura avrà un compito difficile oggi, perché deve sostituire Riccardo Franchini, qui dopo ci disquisirà su quello che stiamo mangiando. Disquisiremo tutti insieme, va bene, in fondo qualcosa, però grazie. Marcello, se mi dai il piatto vedo grazie di servirti, perché qui sembra facile, ma la cosa va bene. Esatto, con un grazie sistema non proprio ortodosso, ma Laura, prendi. Io faccio rotolare da me. Brava, si parla di condivisione, ma io e Laura ci siamo tenuti dalla nostra parte. Condividiamo io e te. Esatto. Intanto noi ci vediamo nella cucina, perché ci vediamo la preparazione di questo piatto. Ciao a tutti, mi chiamo Felipe Bianchi, sono titolare alla Casa della Capra. Oggi vi farò vedere come si prepara il nostro conosciuto aperitivo yuketoma. Praticamente la base degli ingredienti usiamo la cassava, che proviene dal Sud America, e all'interno di questa palina usiamo la toma di mottarone. Il processo viene fatto all'inizio, facciamo bollentare la yuca, dopodiché mettiamo tutte le nostre spezie, facciamo all'interno un pezzo di toma di mottarone, facciamo la panatura e poi facciamo immersione sotto olio di rosmarino. E serviamo con una maionese a base di salvia del nostro giardino. Quindi se volete provare, venite alla Casa della Capra.
Bene, noi ci apprestiamo anche ad assaggiare questo primo piatto e intanto avete visto la preparazione e io direi intanto darei la linea a Luca Molino, presidente dell'associazione di famiglie del Verbano Cusosa, sto scherzando, che ci ha presentato la cantina del ristorante La Casa della Capra. Quindi vediamo la cantina e noi intanto mangiamo. Una scelta ben precisa della proprietà di legarsi alla bicicletta, che è l'elemento determinante di questo posto. Abbiamo una bicicletta appesa sopra di noi e abbiamo dei vini che ci richiamano le biciclette. Ma perché? Sotto vini del territorio, tutti piemontesi, dell'azienda, della famiglia di Fausto Coppi, per cui non a caso tutte le etichette hanno la loro bella biciclettina, e sopra un richiamo all'eroica, che è la famosa corsa con le bici di un tempo che si fa in Toscana, per cui sono due ambienti staccati ma tutti caratterizzati da un vino di ottima qualità. La cantina della Casa della Capra, uno spazio piccolissimo ma sfruttato in maniera ottimale dalla progettazione della proprietaria, che è un architetto che si è dedicata a trovare tutti gli spazi possibili. Un'area climatizzata dove il vino sta benissimo e caratterizzata dalla presenza di vini nazionali, e qui c'è il legame che porta un brasiliano che ha scelto di lavorare qui da noi, tornare nelle sue terre e legarsi al territorio. Bene Laura, allora ci devi disquisire su quello che hai mangiato. Allora, beh, io vi racconto quello che ho mangiato. Certo. Un involucro bello croccante, bello dorato, molto buono, quindi in bocca molto piacevole, un interno con questa toma del mottarone gustosa, insieme con la maionese. Abbiamo anche pulito il piatto di portata dalla maionese alla salvia. Insomma, un equilibrio davvero azzeccato, degli abbinamenti davvero azzeccati e inusuali. Arriva l'altro, ecco, piatto. La vai Felipe. Cagna brasiliana. Allora, praticamente questo taglio, che è un taglio molto conosciuto come diceva prima, c'è questo strato di grasso sopra che mentre facciamo la cottura, il forno alla 22 gradi al cuore, il grasso che scioglie e penetra tutto nella carne, perciò è di un che dà sapore. Esattamente, particolare, che dà sapore. Volendo può portare un po' ancora la cottura nella pentola, comunque si mangia anche già così, io direi da partire subito. Allora noi partiamo subito, intanto prima diamo la linea alla cucina che ci fa vedere la preparazione del piatto. Bravo. E tu ci porti il vino che Luca ha scelto da abbinare. Anche perché ci sta inebriando questo profumo della carne. Perfetto, benissimo. Allora, come seconda portata vi prepariamo la nostra conosciuta picanha del Pampas, cioè è il nostro taglio più conosciuto della Casa della Capra, perché è un taglio sudamericano molto brasiliano in cui usiamo la punta dell'escamone per fare una cottura all'interno del cuore tra 22 e 24 gradi, dopodiché la finiamo in pentola a servizio tavolo. Praticamente questo taglio è un taglio molto conosciuto in Brasile, molto apprezzato, perché è una carne che ha una caratteristica in cui ha un strato di grasso sopra e all'interno da carne tutta pulita. Perciò si mangia molto volentieri al 22 gradi all'interno del cuore della carne, e poi il cliente può scegliere anche di portare la cottura avanti sul tavolo. Quindi se volete conoscere vi consiglio, anche perché facciamo anche a casa, nella marinazione di questa carne, un chimichurri a secco, poi servito ovviamente con le nostre patate tripla cottura e con il nostro vinagrette brasiliano, che è una salsa tipica brasiliana. Quindi è un pezzo da condividere, fa parte anche un po' della nostra proposta conviviale alla Casa della Capra. Sotto un po' capire. Intanto è arrivato il vino, cosa hai scelto Luca? Ma allora, se vogliamo dirla come diciamo da noi, ricorda molto una tagliata, per cui succulenza all'interno, crosticina all'esterno un po' più croccantina. Ho scelto un vino del territorio, un rosso importante, un bel nebbiolo, nel nostro caso un Prunente. Quindi rimaniamo proprio sul territorio, in particolare in Val d'Ossola. In Val d'Ossola, una tannicità importante per contrastare la succulenza che già vedo dal piatto, c'ho un'acquolina in bocca che fa paura, non so come farò a resistere, però un piatto interessantissimo e poi tagliato tutto questa punta di vitello, bellissima.
Io direi proprio anche che chi volesse assaggiare queste specialità brasiliane con un tocco anche del territorio può solo venire qui al ristorante La Casa della Capra. Veramente ve lo consiglio di cuore. Io vi inviterei, come abbiamo già fatto anche in altre puntate, venire al ristorante La Capra, a Casa della Capra, chiedere proprio i piatti che noi andiamo ad assaggiare, perché così potete toccare con mano, anzi direi forse toccare col vostro palato, col palato, che non siamo qui a raccontare delle storie, ma è la verità. Se vi diciamo che il piatto è buono è perché è veramente buono. Quindi mi raccomando, guardate questo piatto e ordinatelo quando venite qua. Bene, allora, visto che l'avvocato Luca Molino è molto bravo come avvocato difensore, ma devo dire che anche è altresì bravo a difendersi a tavola. Su questo non c'è dubbio. Perché ti sei difeso bene su quel piatto brasiliano. Allora, dico la verità, mi sono tolto la voglia, perché ne ho sempre sentito parlare di picagna, finalmente l'ho vista e mi ha rapito. Mi ha rapito e poi avevo anche la disgrazia, la sfortuna di dover servire gli altri e guarda caso ogni due pezzi per te, un pezzo per me, cioè non mi sono mai fermato. Comunque è inutile che andiamo tanto lontano, ricorda in parte una tagliata con una differenza, questa carne particolare ha una fascia di grasso intorno piuttosto importante che viene cotta in forno con una serie di temperature importanti fino a quando non raggiunge nel cuore i 22 gradi e poi si scioglie in bocca perché ti aiuta, perché è meno succulenta della carne a cui siamo abituati noi fatta al sangue, è diversa rispetto alla nostra tagliata classica, però poi questo grasso che sta intorno, che si scioglie in bocca, viene contrastato perfettamente dal prunente che abbiamo messo nel bicchiere ed era un abbinamento perfetto. E aggiungo anche quel contorno che c'ha per... Ah, quel contorno io ho fatto finta di dimenticarmelo perché era troppo salutista. Era una sorta di insieme, una sminuzzatura di verdure tutte insieme, c'era la cipolla cruda, c'era la carota, è fatta la scarpetta perché poi fanno anche un pane ai 5 cereali che fermarsi è impossibile e da bravo romano la scarpetta ho asciugato tutto. Come si dice a Roma? La scarpetta. No, ci dicevi prima che si chiama fettunta? No, la fettunta è stato quello che mi ha suggerito lo chef di andare ad asciugare quello che rimaneva nella padella del tegame e allora ho raccontato della fettunta che è un concetto molto romano e la fettunta normalmente si mette sotto la salsiccia che sprigola sulla brace. Bene, noi ci vediamo intanto un servizio che ha preparato Laura Fabbri con Patrizia e aspettiamo il dolce che Felipe fra un attimo ci porta. Ci siamo presi una pausa dal nostro pranzo insieme con Patrizia per ammirare il panorama straordinario che circonda la Casa della Capra, che si affaccia proprio sul lago di Mergozzo, che è circondata da tantissimo verde, da tantissimi fiori e da tantissimi sentieri e strade che si possono esplorare. Esatto, da noi si possono fare dei percorsi in bicicletta, cioè sia noleggiando le biciclette, sia andando proprio con percorsi guidati. Abbiamo dei percorsi per qualsiasi tipo di ciclista, dal cicloturista al professionista, semiprofessionista. Quindi io sono un po' pigra, ma ci sono dei percorsi anche per me. Esatto, partiamo da 15 km. Ce la posso fare. Anche con le biciclette a pedalata assistita. Quindi comodissime anche per andare in salita. Ma all'interno della Casa della Capra ci sono anche dei momenti artistici sempre legati alla natura, vero? Esatto, noi facciamo dei laboratori d'arte, c'è un calendario che va da primavera fino a autunno con delle esperienze che offro io di tessitura e disegno, invece con altre esperienze come la ceramica, il legno, ricamo e tante altre li facciamo fare dai nostri collaboratori del territorio. Dove troviamo il calendario? Sul sito casadellacapra.com. Eccoci qua, la brace. Ecco, qua abbiamo un moscato d'Asti, la bollina, perciò secondo me va molto bene con il tiramisù brasiliano, per la nostra ricetta rivisitata con i dussi di Lecce. Ah, wow. Sicuramente vi piacerà, è il nostro segreto. Ho visto che sull'etichetta c'è anche una bicicletta. Certo,
Invece questo vino qua è fatto dalla famiglia di Fausto Coppi nella Milano-Genova, quindi ovviamente se non bike hotel abbiamo tutto questo discorso glielo che si parte in bicicletta, i produttori. Gliel'ho raccontato all'inizio. Bravo. Perfetto. Bene. Auguri. Che colore. Grazie. Guardate che colore, perché non è che il moscato abbia sempre questi colori, eh? Ok. Che bel dorato. Buono. Ecco che arriva il dolce. Il nostro tiramisù tropicalizzato. Wow, il tiramisù è il mio dolce preferito. È buonissimo. Guarda, io posso dire che sono quasi un esperto in tiramisù, perché quando ho fatto in scuola ad Alba di cucina, mi ricordo bene le varie ricette, la storia anche di tiramisù. Perciò, essendo proveniente di São Paulo, Brasile, che è una città cosmopolita di 20 milioni di abitanti, non poteva essere diverso di fare un tiramisù, che è una cosa internazionale diventata, certo, ovviamente, no? Certo. E mette il nostro tocco. Tu dici tropicalizzato perché? Perché c'è tropicalizzato, perché c'è questo ingrediente all'interno che è il nostro dulce di leche, che cambia un po' la ricetta. Perciò vi consiglio di mettere il cucchiaio fino in fondo. Certo. Ok. Va bene, grazie. Grazie Felipe, grazie. Sono lo chef della Casa della Capra, buongiorno, e vi volevo presentare il nostro dolce, il nostro tiramisù, che è una combinazione che abbiamo pensato io e Felipe, il proprietario, di combinare, come molti delle nostre ricette del nostro menù della Casa della Capra, combiniamo il tocco sudamericano del Brasile con la cucina italiana. Quindi abbiamo fatto questa ricetta di un tiramisù classico, come l'ho sempre fatto in tutti i posti che ho lavorato in giro per il mondo, una ricetta molto semplice, originale, però la faccio molto meno zuccherata, perché usiamo il dulce di leche, che è questo zucchero caramellizzato che si usa molto nelle ricette in Sud America, e quindi devo dolcificare molto di meno il tiramisù per poi aggiungere il dulce di leche. Devo dire la verità che alla Casa della Capra ci hanno viziato davvero tanto. Anche nel finale con questo caffè particolare, Felipe, cosa ci hai portato? Allora, noi li chiamiamo di caffè goloso, cioè si vede bene per il cioccolato che c'è insieme. E ovviamente il caffè, essendo 100% arabica brasiliano, noi facciamo, anzi che usare il zucchero, li offriamo ai nostri clienti questi tre cucchiaini di cioccolato fondente brasiliano, uno al pistacchio, uno con castagna del Pará e un altro cacao Venezuela. Che è un biscottino, è una capra. Di capra. È una capra, è fantastico. Chiudiamo alla italiana, ma con un tocco brasiliano. Certamente. Bene, io ringrazio Felipe, ringrazio Patrizia, grazie. Ringrazio tutto lo staff del ristorante, perché veramente siamo stati più che bene, posso dire, anche nel mangiare. Consiglio ai nostri amici: venite al ristorante alla Casa della Capra, chiedete quello che abbiamo mangiato noi o altre specialità brasiliane, e sono certo che rimarrete tutti più che soddisfatti. Vogliamo ricordare per la prenotazione, che è obbligatoria. Allora, potete trovare i nostri numeri sul sito casadellacapra.com oppure sui nostri social media Casa della Capra, sia Facebook sia Instagram. Bene, grazie, grazie per averci seguito, vi rimando alla prossima puntata e vi ricordo, per chi volesse partecipare alla nostra trasmissione, può telefonarci al numero 338-6959-355. Grazie e arrivederci alla prossima settimana. Cosa dite? Dopo questa puntata ci mangiamo un piatto brasiliano, andate alla Casa della Capra e assaggiate proprio i piatti che abbiamo assaggiato noi. Prossima puntata invece staremo ancora sul lago, questa volta il Lago d'Orta, per visitare l'hotel ristorante Giardinetto, ristorante di grande tradizione, 90 anni di attività, specialità di lago, chef molto bravo, piatti preparati veramente eccezionali, dell'ottimo vino. Quindi noi ci vediamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Arrivederci.